Bella a tutti guardiani, io sono Wyman, entrando nel mio canale per questo nuovo video. Oggi vi porto il primo tutorial slash unboxing del mio canale. Un prodotto che mi è stato gentilmente offerto dalla The Controller People, qui, che vedete scritto sulla scatola. È un prodotto interessantissimo perché ci permetterà di realizzare uno SCUF. Per chi non sapesse cos'è lo SCUF, vi lascio qui la foto a schermo. Lo SCUF in pratica è un controller particolare che tra tutte le caratteristiche che presenta ha quella fondamentale di avere altri due tasti sul retro che si chiamano paddle, che sono veramente molto molto comodi negli sparatutto. Bene, The Controller People fa la stessa cosa, quindi produce joypad, diciamo così, moddati per PlayStation 4 a un prezzo veramente assurdo, molto molto inferiore rispetto allo SCUF. E poi ha lanciato questo nuovo prodotto che è contenuto in questa bustina, apparentemente sembra una bustina, non lo so, dei cinesi. Però vi posso assicurare che il prodotto funziona benissimo, l'ho testato, quindi ho smontato, smontato il joystick parecchie volte per provarlo. E vi posso assicurare che con meno di 100 euro, come vedete anche dal titolo, si riesce a realizzare uno SCUF. Meno di 100 euro perché? Perché questo mod costa 30 sterline, che al cambio sono più o meno 36 euro, e poi avrete ovviamente bisogno del vostro controller PlayStation 4. Bene, andiamo un attimo a vedere cosa contiene questa bustina, anzi no, estraiamo solo il cacciavite, il resto lo mettiamo da parte perché serve dopo. Cacciavite molto molto fondamentale, molto essenziale per andare a svitare il nostro controller, mettiamo tutto da parte e poi andiamo a prendere il nostro controller. Tra l'altro contenuto in questa specie di tipo di stirolo, non lo so, fatto a cilindri, veramente fighissimo da schiacciare, insomma. Allora, pad alla mano, andiamo a vedere un attimo cosa dobbiamo fare. Consiglio l'acquisto, raga, di questo pad a tutte le persone che... di questo mod kit, perché di un mod kit si tratta, a tutte le persone che sono brave manualmente a smontare, a togliere viti, addirittura a forare. Perché sì, dovremmo andare a realizzare due fori. Qua sul mio controller sono già stati fatti dall'azienda in questione, perché per agevolarmi, diciamo, il lavoro. Ma è la parte più difficile da fare, i due fori, se vogliamo metterla così. Se siete bravi a farlo, avete qualcuno bravo manualmente, comprate questo mod kit, perché è veramente un prezzo ridicolo e vi permetterà di avere appunto uno SCUF molto molto più economico. Se non siete appunto bravi a moddare, a svitare, a fare, vi consiglio sempre la stessa azienda che fornisce soluzioni alternative, ovvero joystick già moddati a prezzi veramente incredibili. Però c'è da dire, raga, che con questo mod kit, una volta finito, montato e provato, vi accorgerete che sarà figo aver realizzato un prodotto, diciamo, fai da te, con un prezzo veramente ridicolo. Allora, mettiamo questo da parte, lo andremo a analizzare bene dopo, perché servirà dopo, e iniziamo col nostro smontaggio del joystick. Non fate caso ai fori adesso, vi dirò io quando farli e come farli, dove farli. Adesso iniziamo col nostro smontaggio. Come prima cosa togliamo le quattro viti, ovviamente. Dobbiamo andare a separare le due parti del controller, quella posteriore e quella anteriore. Io ovviamente, raga, l'ho provato, già testato, l'ho smontato tante volte, rimontato tante volte per provarlo, perché sennò non avrei mai accettato. Però la soluzione mi sembrava abbastanza figa, un po', raga, se ci pensate, si avvicina ai mod kit di tastiere e mouse nel mondo PC, mentre questa appunto è su console. Sento già che si sta svitando sotto le mie mani il joystick. Togliamo l'ultima vite. Fate attenzione, il cacciavite ovviamente è la misura perfetta per fare queste operazioni. E tra l'altro, raga, non so dove l'abbia messa, eccola qua. Vi consiglio una pinzetta per le ciglia, per andare a rimuovere connettori vari dentro il controller. Quindi teniamola qui da parte, perché servirà molto dopo. Bene, una volta tolte le viti, mettetela da una parte, raga, assolutamente non perdetele, perché non se ne trovano di quelle dimensioni. E andiamo a rimuovere la parte posteriore. Cerchiamo di non rompere niente, vedete qua è già uscito. Ok, perfetto. Bene, adesso non tirate, raga, sperando che sia già finito qui, perché vedete c'è un cavo qui da andare a rimuovere. Il pin è sulla scheda madre, vediamolo qui. E con una pinzetta per le ciglia, insomma, andiamolo a staccare. Molto molto semplice. Bene, la parte che collega il LED e la micro USB per la ricarica, una volta staccata la possiamo benissimo mettere da parte. I fori li vediamo alla fine, anzi no, vediamoli adesso. Prendete la parte posteriore che avete appena staccato e vi metto a schermo la foto di dove andare a fare i fori. 6 mm, 6 mm, 6 mm, 6 mm, andate a forare, non deve essere un foro perfetto. Vedete, non è, loro me l'hanno, questo qua me l'hanno fatto loro. Vedete, non è proprio circolare come foro, basta che sia in quella posizione. E poi ovviamente, raga, una volta fatto il foro farà sbavatura
la plastica sarà sbavata, andatela un po' a pulire con una limetta, vedete, basta che togliete i residui di plastica dentro il joystick. Bene, una volta fatti fuori, molto semplice, la parte più difficile, raga, a dire la verità, andiamo a mettere questa parte e via, ci servirà dopo. Dobbiamo andare a rimuovere la batteria, niente di più facile, la batteria ovviamente è questa qui. Andiamo a rimuovere con questo connettore qui la nostra sinistra. Vi lascio anche, raga, il link in descrizione del canale YouTube loro, in cui hanno fatto il tutorial, raga, ma non c'è nessuno che vi parla, che vi spiega niente, c'è il solito tipo che smonta e fa senza dire niente con la musichella di sottofondo, ignorantissima, senza copyright di YouTube. Batteria da parte, vicino alle viti, non si deve perdere niente, raga, assolutamente. Adesso andiamo a rimuovere questo pezzo di plastica. Nel caso non si dovesse rimuovere, basta muoverlo un po' così, se ne viene, raga, è solo agganciato ai lati della scheda madre. Non vi servirà più perché lo andremo a intercambiare, a scambiare con un pezzo che ci verrà fornito nel mod kit, appunto. Bene, questo quindi lo leviamo, non ci servirà proprio più. E adesso dobbiamo andare a rimuovere la scheda madre. Andiamo a rimuovere questa vite, la mettiamo da parte, non la confondete con le altre quattro perché è uguale, mi sembra, però di lunghezza non credo. Non ho provato, raga, mettetela da un'altra parte, tanto 4 da una parte e quella della scheda madre dall'altra. Una volta fatto ciò, mettiamo un attimo questo qui da parte perché dovremo andare a prendere la nostra bustina contenente il resto del mod kit. Qui abbiamo un adesivo della The Controller People, poi avremo questa basetta in cui sono contenuti questi tasti qua che ho già staccato. Tiriamo tutto fuori, raga, perché se no non ci sbrighiamo più. Bene, dentro questa basetta bianca, che andrà a sostituire questa, incredibilmente, questo non lo buttate, raga, non è solo il contenitore dei tasti veri e propri. Qui c'erano per esempio questi, io adesso ovviamente non ve li posso riattaccare, ma basta staccarli e li avrete poi funzionanti, pronti per andare a applicare. Detto ciò, prendiamo la nostra basetta bianca e mettiamo da parte questi, che sono l'ultima cosa che andremo a montare nel controller. Prendiamo questa basetta bianca, andiamoli a mettere questi. Questi qua sono i due grilletti che poi usciranno dal... i due grilletti, i due paddle, diciamo, del simili scaff che usciranno dal controller ed è fuori che abbiamo realizzato prima. Per far ciò, senza molti complimenti, raga, adesso mi avvicino un attimo, faccio vedere bene. È un materiale molto leggero, molto plastico, io credo fosse molto, diciamo così, fragile, ma in realtà andateci, non dico con prepotenza, ma quasi, perché sennò non entrano questi tasti. Loro, tra l'altro, raga, me l'hanno segnato... uno nero e uno bianco. Ok, perfetto, è entrato. Vi faccio vedere che la parte che dovrà andare a cliccare sarà questa. Il tasto funzionerà così, tac tac tac. Qui poi ci andremo a applicare in un secondo momento il circuito che vedete lì, quello arancione. Ok, ma fatto questo, mettiamo anche l'altro. Vedete, me l'hanno segnato di nero con una bomboletta spray per indicarmi la destra e la sinistra. Sì, perché c'è una destra e una sinistra. Adesso questo qua è sempre il più pezzo di merda da far entrare. Ci ho messo te. Ok, perfetto, raga, li abbiamo messi. Vediamoli bene nel dettaglio. Questa distanza qua, vedete? Faccio vedere anche di lato. Vedete che fanno il movimento dei paddle, insomma. Provateli, perché ovviamente bisogna controllare che non si sia rotto niente nel metterli. Sembra un materiale fragile, ma è leggerissimo, raga. Non so se sia plastica. È qualcosa di simil plastica. Comunque è veramente molto leggero. Adesso dobbiamo andarci a mettere il nostro mod kit. Prendetevi tutto il tempo necessario, raga, non vi corre dietro nessuno. Io sono il primo a dire che non sono un fenomeno manualmente, ma è molto semplice. Cioè, per riuscire a farlo io, raga, vedete? Li abbiamo messi in questo modo, guardate. Uno e due. E il circuito esce in questo modo. Guardate come gira attorno. Adesso, raga, dovremmo andare a sficcare la scheda madre. Per far ciò, guardate, c'è un pin qui. Adesso metto fuochissimo, perfetto, guardate. Un pin qui, lo andiamo a sollevare. Sollevare la protezione e leviamo così, perfetto. Bene, adesso sempre mettiamo a fuoco. Andiamo a girare la scheda madre in questo modo. Occhio alla vibrazione perché sono dei cavi, guardateli, finissimi e rischiate di romperli. Adesso c'è forse la parte più, diciamo così, che vi farà innervosire nel montaggio di questo mod kit. Giriamo il controller, andiamo qui. Guardate, qui ci sono questi due spuntoni di plastica che tengono questo circuito già inserito di base, ovviamente, nel controller PlayStation 4. Noi dovremmo andare a applicare questo. Vedete che ha due fori uguali a questi, diciamo, due spuntoni in questo modo. Perché dico che è difficile?
perché dovremmo riuscire a far combaciare due parti in questo modo senza che poi quando andremo a riposizionare la scheda madre si tolga, ed è veramente vi farà innervosire parecchio. Perfetto, in questo modo, raga. E poi tiriamo giù. Ok. Dovrebbe essere andato. Dovrebbe essere andato. Muovete un attimo, raga. Sì, dovrebbe essere inserito nei due spuntoni di plastica, diciamo, combaciante con l'altro circuito. Adesso prendete la vite della scheda madre che avete messo da parte, questa assolutamente, raga, essenziale, e la andiamo a reinserire nel suo posto. Se vedete che sporge ancora, raga, tirate giù la scheda madre con un bel colpo deciso con la mano e andate ad avvitare, perché dovete saldare bene il circuito con il pezzo che avete aggiunto. Bene, ora dopo che abbiamo rimesso la vite dovremo andare a reinserire questo pin, che sarà quello fondamentale per il funzionamento di tutto. Per far ciò ovviamente alziamo, se è abbassata la protezione, infiliamo il pin in questo modo, perfetto, e ritiriamo giù il pezzettino nero di plastica che andrà a chiudere, ci consentirà di non far staccare il pin involontariamente. Bene, adesso con un movimento repentino andiamo a girare la nostra basetta in questo modo. Dobbiamo andarla a fissare con questi due agganci, va incastro, raga, però non è un incastro molto molto preciso, insomma. Non vi preoccupate se si muove un po', tanto adesso ci dovremo andare a mettere sulla batteria che farà peso e ci consentirà di non farla spostare più. Quindi, prendiamo la nostra batteria, mettiamo la stessa posizione ovviamente di prima, in questo modo. Se per lo smontaggio vi ho consigliato di usare la pinzetta, raga, qui andateci con le mani che fate prima. Perfetto, una volta inserita la batteria, che calzerà perfettamente la nostra basetta, dovremo andare a richiudere il tutto. Però prima di far ciò prendiamo un attimo il nostro posteriore del controller e andiamoci ad applicare, perché no, il nostro adesivo che ci viene gentilmente offerto in confezione. Questo, raga, non dovrei neanche farvelo vedere, a parte che io sono una pippa a mettere gli adesivi, più che altro centrando i buchi più che il resto, perché c'è i fori, perché non è neanche su misura, se vogliamo dirla tutta. Adesso l'ho messo un po' da cani, ma tant'è, non fa niente, non è questo l'importante, insomma. Fatto ciò dovremo andare a richiudere il tutto, cosa molto molto figa, perché si vedrà il nostro lavoro quasi finito. Qui c'è il pin, andiamolo a collegare. Ok, raga, in questo modo. Aiutatevi, magari fate aiutare da qualcuno, perché questa è la parte più merdosa da fare. Vedete che lampeggia il joystick perché ho collegato tutto e in teoria sarebbe già funzionante così, ma noi dovremmo andare a richiudere il tutto. Giriamo il controller così, in questo modo. Facciamo passare i grilletti così, raga, se no non entra niente. E dovremo anche far passare in questi due fori i due nostri tasti che abbiamo aggiunto col mod. Dovrebbe essere già più o meno in posizione. Vedete? Uno e due, perfetto. Così. Richiudiamo il tutto. Facciamo molta attenzione. In questo modo, raga, perfetto. Così. Ok. Non vi preoccupate, ovviamente qui se si apre, perché dovremmo andare a avvitare il tutto. Rimettiamo le viti. Vi consiglio di avvitare ad X. Ok. E tra l'altro, raga, il joystick è arrivato, non è che sia proprio nuovissimo, eh. Certo, li ringrazierò all'infinito per avermelo mandato, perché è un'opportunità enorme, però le viti sono così arrugginite. Non so se si vedono. Qua vedete, non è avvitato benissimo. Lo andremo a fare subito. Non deve presentare scricchioli, raga, deve essere come appena preso. Poi magari me lo stringerò dopo bene io. Vedete che c'è ancora un pochino di gioco, ma non fa niente. Adesso abbiamo il nostro controller finito in pratica. Dovremo andare ad aggiungere questi due piccoli tastini, che poi sono i paddle veri e propri. Veri e propri, in questo modo. Uno, guardate, raga, come prende forma il nostro controller people. Il nostro mini scaff in miniatura. Però è molto più soddisfacente farselo, raga, che comprarselo a 200 euro. Vedete? Abbiamo il nostro controller, ovviamente andrà usato in questo modo. Così. Quindi, raga, io direi che per questo tutorial è tutto. Loro dicono che i loro prodotti sono più ergonomici addirittura di quelli di scaffi. Farò sapere magari un armi a confronto come mi sto trovando con questo controller. Comunque fatemi sapere se lo acquisterete. Ovviamente vi lascio tutti i link qui in descrizione. Se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, commentare e condividere questo video. Se vi va, ci vediamo in un prossimo video. GG da Rewind.